è una vita che me lo chiedo, come riuscire a concentrarsi per studiare anche se si è persone come me che si distraggono per ogni cavolata. Ultimamente mi distraggo per ogni cosa, se fa caldo, se fa freddo, se passa una farfalla, se sento un rumore, qualunque cosa. E guarda che io le ho provate veramente tutte per evitare di distrarmi e per ritrovare la concentrazione. In ordine sparso: esercizi di respirazione, guardare un punto fisso, visualizzare immagini e colori, tenere lontano lo smartphone, togliere le notifiche, usare i pomodori, adottare cicli di studio e di lavoro che neanche al Giro d'Italia, rumore bianco, rumore nero, musica classica, iperorganizzazione che manco i marini, recitare i mantra. Liberiamo la scrivania da tutta sta roba e vediamo le uniche tre cose che funzionano davvero per studiare e lavorare il doppio e per stancarti la metà. Poi sul canale ci saranno anche gli altri video su come studiare e lavorare iperconcentrati e iperfocalizzati, quindi iscriviti. La prima cosa da fare è un piccolo test per capire se veramente hai delle difficoltà di concentrazione. Conta quante cose ti capitano di quelle che dirò adesso. Quando una persona ti parla, soprattutto se lentamente o di cose che non ti interessano troppo, non riesci a seguirla. Ti distrai per qualunque cosa ti passi davanti. Se c'hai un problema al di fuori dello studio o del lavoro, addio concentrazione. Soffri tantissimo il caldo o il freddo e questo influisce su quanto riesci a fare nelle due giornate di studio o di lavoro. Pure se ti metti un obiettivo, poi inizi a saltare da una cosa all'altra anziché fare le cose in sequenza. Ti ritrovi spesso a fantasticare, a sognare a occhi aperti o con la testa fra le nuvole. Prendi spesso in mano lo smartphone quando stai facendo altro, anche roba importante, ti perdi i dettagli, tipo stai studiando e ti perdi un nome, una data, un numero, una parola difficile, interi concetti. È come se non avessi l'attenzione abbastanza forte per rielaborarla e quindi poi non te la ricordi. Ora, se sei come me, hai già riempito una mano, forse ci hai avuto bisogno pure dell'altra mano. Infatti è presupposto che io mi sentivo mi sentivo sbagliato, perché non mi ero ancora reso conto che è vero che ci viene l'impulso di controllare lo smartphone mentre stiamo facendo altro, ma perché è vero che qualunque cosa noi sentiamo e vediamo ha il potere di distrarci? Ma perché succede questo? Perché siamo sbagliati noi? No, perché siamo dotati, siamo più veloci degli altri, siamo delle Lamborghini su una strada statale, dobbiamo solo imparare a togliere il limitatore. Ecco come si fa. Lo facciamo con quello che chiameremo il protocollo SAS, scarica, ancora e svuota. Il motivo per cui ti viene da interrompere la persona che ti sta parlando è perché hai già intuito quello che ti vuole dire. Essere iperattivi, logorroici, frenetici, velocissimi non è necessariamente un difetto. Il problema è che non abbiamo imparato a usarlo, ci viene il nervoso quando vediamo una persona che fa lentamente le cose perché diciamo mamma mia, io lo farei nella metà del tempo. Oppure giochiamo con la penna o con i capelli, vabbè io no, oppure con le gambe, ci tremano le gambe, vediamo i video di YouTube a velocità raddoppiata perché sennò ci viene il sonno. Questi sono tutti indizi che abbiamo tonnellate di energia inespressa o che stiamo esprimendo nella maniera sbagliata, e immagina che cosa saremmo se riuscissimo a utilizzarla per studiare e lavorare. Anziché mangiarci le unghie o farci venire nervoso per la persona che parla piano. Soluzione: non usare routine rigide, fai tutto quello che ti viene in testa quando ti viene in testa, e poi ti sto per dire una cosa scioccante, fai multitasking. Usa le energie in più per fare più cose contemporaneamente. Cammina, muoviti mentre parli, non stare seduta o seduto. Alcuni per esempio non amano studiare in silenzio, hanno bisogno della TV in sottofondo. Da questo momento ricorda che devi sempre scaricare le energie in più usandole per fare qualcosa che ti serve per lo studio e per il lavoro. Seconda strategia: aggrappati al momento presente, o impari a fare meditazione oppure scarabocchi e scrivi mentre studi e lavori, durante lo studio sul libro o mentre guardi una video lezione. Fai solo roba astratta, linee, cerchi, forme, servono al tuo cervello per aggrapparsi a qualcosa di concreto e per non perdere il focus. Lascia andare la mano e questo ti darà un aumento di circa il 20% su quanto riesci a concentrarti, a mantenere la concentrazione e a ricordare. Fregatene se gli appunti così vengono scritti male, non ci capisci niente, disordinati, tanto ti servono solo per aggrapparti a quello che stai facendo in quel momento e per ricordare di più. 3. Svuota. Tanta di quella energia che dicevamo prima va a finire nelle nostre teste, infatti stanno sempre a pensare, a ragionare e a farci le segmentali. La concentrazione si indirizza, non si forza, quindi dobbiamo imparare a funzionare nonostante tutta sta roba che ci abbiamo in testa. Svuotiamola sul foglio, scriviamo
tutto quello che ci passa per la testa su un foglio a parte. In questo modo non usiamo la testa come punto di accumulo e sfruttiamo i cicli dell'attenzione che, come ha visto Broadbent, vanno su e giù, e quindi dobbiamo rispettare quando il cervello ha bisogno di stare sul libro, sul lavoro che stiamo facendo, e quando invece ha bisogno di staccarsi un po' per poi tornare alla carica quando il ciclo di attenzione riparte. Fai una prova per un'ora, metti in pratica tutte e tre queste cose che abbiamo detto, e se ci riesci puoi avere la certezza, alla fine dell'ora avrai fatto un terzo in più rispetto a prima. Certo, potresti fare un po' di fatica, la testa sarà un po' più stanca, ma ricorda che è un allenamento per imparare a concentrarsi. Chi scarica, ancora e svuota, anziché fare tutte quelle cose complicatissime che sentiamo spesso nei video o leggiamo nei libri, si riscopre capace di studiare al doppio della velocità e dell'accuratezza, si ricorda più cose e nota anche che è più piacevole e meno complicato. Sono certo che questo video ti ha dato anche una visione diversa di te stesso o di te stessa e di quali sono le tue potenzialità. E se hai guardato fino a qui, vuol dire che ho ragione. Se ti è piaciuto quello che abbiamo detto, metti un like, un cuoricino, condividi con chi vuoi e scrivimi qui sotto nei commenti per chiedermi di fare dei video dettagliati su ciascuna di queste tre strategie. Raccontarmi che cosa fai tu per concentrarti, come ci riesci, e invece quando, come e perché hai difficoltà, o anche per dirmi semplicemente cosa ne pensi. Io ti rispondo sempre. Iscriviti al canale e fai clic sulla campanella se vuoi ricevere anche tutti i prossimi video, e mentre ti iscrivi e mi scrivi io continuo a studiare e ricercare. Ci vediamo qui molto presto.